La pandemia ha stritolato imprenditori, commercianti, ha creato una forte crisi economica, finanziaria, c'è una grossa mancanza di liquidità, di denaro, c'è soprattutto la voglia di tornare a lavorare. E in questa grande crisi finanziaria, economica, che sta appunto stritolando tutte le città del nostro paese, c'è qualcuno invece che sorride, c'è qualcuno che ride di fronte a questa grave pandemia ed è la criminalità organizzata, i mafiosi, i boss, i criminali. Perché? Perché i criminali proprio su queste emergenze, su queste crisi fanno grandi affari. E li fanno soprattutto quando vedono che stanno per arrivare tantissimi milioni finanziamenti pubblici che vogliono accaparrare. È nella loro storia, è nel loro DNA. E proprio per questo motivo bisogna stare attenti. Tutti quanti in questo periodo dicono bisogna stare attenti, alziamo muri, alziamo barriere, mettiamo degli anticorpi, anche per cercare di evitare che la mafia possa entrare nelle casse degli imprenditori, anzi possa entrare in qualche modo in possesso di quelle che sono le attività di imprenditori e commercianti e renderli di fatto dei prestanome. Ecco, in questa grave crisi economica e finanziaria che anche il nostro Paese sta attraversando si inserisce un personaggio che è diventato nel corso degli anni un uomo invisibile ma potente, un uomo dal volto di gomma ma presente, un uomo che ha fatto così tanti soldi con la mafia, ma così tanti soldi con il traffico della droga, delle armi, del riciclaggio, che ha difficoltà a contare le banconote. Per questo li pesa, pesa il denaro. È così tanto questo denaro che deve essere investito. Chi è questo personaggio? Il personaggio di cui voglio raccontarvi e che oggi diventa un pericolo ancora maggiore rispetto a tanti anni fa, si chiama Matteo Messina Denaro. È un uomo che arriva dalla provincia di Trapani, è un personaggio che è cresciuto sulle ginocchia di Salvatore Rina ed è diventato strada facendo. Un ragazzo con la passione delle armi e dunque per il sangue, un killer, un killer professionista, un uomo di stragi, è diventato oggi un imprenditore, un affarista, come lo ha definito pochi anni fa dal carcere Salvatore Rina. Matteo Messina Denaro oggi è un uomo invisibile. Perché invisibile? Perché è un uomo ricercato. È ricercato ufficialmente dal 1993, è accusato di avere ucciso donne, donne incinte, bambini, è accusato di avere piazzato le bombe, quelle che hanno ucciso Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli uomini della scorta, il 23 maggio del 92 a Capaci, è accusato di avere Organizzato insieme a Salvatore Rina anche l'attentato in cui è stato ucciso Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, è accusato di avere materialmente organizzato e piazzato le bombe a Roma, Milano, Firenze, accusato di avere ordito e pianificato l'attentato anche a Maurizio Costanzo, per fortuna fallito. È un uomo di strage, è un uomo di sangue che fino al 93 fino al 1993 era il pupillo di Salvatore Rina, il capo di Cosa Nostra. Oggi Matteo Messina Denaro rimane il capo della mafia di Trapani, ma è di fatto un uomo d'affari. È un uomo d'affari perché è diventato, strada facendo, un personaggio che ha costruito moltissimo sull'esperienza e sugli errori che hanno fatto i suoi padrini sugli errori che ha fatto Salvatore Rina, sugli errori che ha commesso Bernardo Provenzano, sugli errori che ha commesso anche suo padre, che era un grande capo mafia, si chiamava Francesco Messina Denaro, e che è morto in latitanza, è morto appunto mentre lo ricercavano. È una famiglia di grandi tradizioni mafiose e oggi lui cambia il volto. Oggi se qualcuno ci chiede che cos'è la mafia, che cos'è oggi cosa nostra, Rispetto a quella che può essere l'Andrangheta, la Camorra, la Sacra Corona Unita, le altre organizzazioni criminali mafiose autoctone che sono nate da Roma a Milano e in altre regioni, oggi Cosa Nostra ha il volto di Matteo Messina Denaro. Perché sappiamo che esiste: questa è una foto, una delle rare foto che lo ritrae, sappiamo che esiste, sappiamo che trent'anni fa aveva questo volto, ma oggi non sappiamo com'è. Oggi non sappiamo com'è Matteo Messina Denaro, non conosciamo il suo timbro di voce, non conosciamo nemmeno le sue impronte digitali perché? perché è un uomo che, nonostante il fatto che da giovane adolescente è stato protagonista di omicidi, stragi e agguati vari, non è stato mai arrestato, non è mai finito in carcere. Quindi non abbiamo nemmeno una fotosegnaletica. Oggi la polizia, che lo ricerca, coordinati dai magistrati della Procura di Palermo, lo immaginano con questo identikit, una ricostruzione fatta dagli esperti della Polizia Scientifica. Può essere così ma può essere anche in tanti altri modi. In buona sostanza sappiamo che Matteo Messina Denaro c'è, lo sappiamo perché le intercettazioni di centinaia di suoi compari, affiliati, favoreggiatori, ne parlano e perché poi ne parla soprattutto nella sua famiglia che gestisce gli affari, che fanno da tramite una donna una donna a cui lui si è affidato per portare i messaggi, per trasmetterli ai propri uomini, che lei si chiama Patrizia Messina Denaro, è la sorella di Matteo Messina Denaro, è tutto in famiglia. E tutto viene preparato in famiglia, perché lui si fida soltanto dei parenti più stretti, dei congiunti. Ecco, Matteo Messina Denaro ha affidato a Patrizia il compito di divulgare i suoi decreti, Oggi li chiameremo i suoi DCPM. E così ha fatto, in maniera precisa e in maniera puntuale, purtroppo. E che cosa dice? Non dice sicuramente di uccidere, non dice di preparare altre stragi. Dice però una cosa importante, quella di investire. E come investire? Investire denaro, creare nuovi posti di lavoro, ma non legali ma con prestanome. E quei prestanome mettere su delle attività imprenditoriali o commerciali per decine di milioni di euro che possono far girare quei soldi che il Boss ha accumulato, ecco, attraverso dei prestanome, e questi possono creare dei posti di lavoro in cui purtroppo però i posti di lavoro non sono sempre, come dicevo prima, messi in regola delle persone che vengono assunte secondo le regole che conosciamo tutti, ma vengono sfruttati. Però in quei territori, in cui purtroppo però c'è una mancanza, una risposta immediata dello Stato, in cui c'è una carenza occupazionale, in cui c'è una carenza economica perché non c'è lavoro quando c'è un imprenditore che in qualche modo ti affida qualcosa con cui puoi lavorare e puoi portare a casa un tozzo di pane queste persone lo ringraziano e lui così facendo crea un welfare mafioso quello che Matteo Messina Denaro attraverso i suoi familiari ha creato in questi decenni in Sicilia e in altre parti anche del paese è quello di creare un welfare mafioso. Lo sappiamo perché alcuni imprenditori sono stati arrestati, i suoi pressanomi sono stati arrestati perché appunto riconducevano a lui, sono stati confiscati beni, centinaia di milioni che erano dentro la distribuzione alimentare, grandi supermercati di marchi importantissimi in mezza Sicilia altre attività che riguardavano anche l'energia alternativa. Ecco, tutte queste cose le abbiamo e le conosciamo perché ci sono dei documenti giudiziari che ce lo dimostrano. Per il resto è un grande punto interrogativo. Sappiamo che Matteo Messina Denaro non è solito vivere soltanto nel trapanese o nell'agrigentino, ma si muove è un imprenditore mafioso, un mafioso imprenditore, un boss di Cosa Nostra che è evoluto che si è evoluto, per cui ha spostato gran parte dei suoi interessi nel resto anche d'Italia, in Toscana a Roma in Calabria, e in Calabria addirittura coperto e fa affari con l'andrangheta i grandi capi delle mafie, anche internazionali, lo riconoscono, gli riconoscono un ruolo di vertice, ma soprattutto gli riconoscono l'autorità con cui trattare. E oggi Matteo Messina Denaro è un personaggio che fa da padrone, si può permettere anche di dire di no al vertice di Cosa Nostra, ha rifiutato di fare il capo di Cosa Nostra. Perché si fa i propri affari e allora bisogna fare un passo indietro e bisogna fare un passo indietro perché, vedete, a dispetto di altri mafiosi, come dicevo prima, lui gestisce gran parte della sua azione criminale attraverso una donna, la sorella. Ma è una donna in Sicilia, non è facile, o nella mafia, non è facile che una donna possa avere il comando o un ruolo dirigenziale dentro la criminalità organizzata. Matteo Messina Denaro questo lo ha fatto, lo fa con Patrizia Messina Denaro, ma altre donne. Ma altre donne gli sono state accanto, lo hanno coperto, lo coprono ancora. E questa è una storia particolare perché Matteo Messina Denaro con le donne è riuscito a coprirsi, è riuscito a sfuggire a diversi blitz in cui tentavano di arrestarlo e da queste donne ha sempre ricevuto grande copertura. Quella più ufficiale di tutti è lei, si chiama Francesca Alagna ed è la mamma dell'unica figlia di Matteo Messina Denaro. È una donna del Trapanese che è Appunto, riconosciuta come la donna ufficiale di Matteo Messina Denaro, e ha vissuto finché la figlia non ha compiuto 18 anni proprio a casa dei familiari dei Messina Denaro. Ma altre donne, altre donne sono state accanto a questo boss e nessuno di loro lo hanno tradito. Alcune di queste addirittura sono state fra virgolette complici di fatti testimoni di stragio, di delitti. E allora, ecco, bisogna capire qual è il segreto di questo criminale. Noi li conosciamo in parte perché abbiamo letto le lettere che si sono scambiate e sono state trovate dagli investigatori, ha letto questa corrispondenza e da lì... Ne abbiamo tratto un uomo che ha uno spessore superiore rispetto agli altri mafiosi che fino adesso abbiamo conosciuto. Addirittura abbiamo letto delle lettere in cui lui dà indicazioni su come gestire gli affari, su come gestire attività commerciali che vengono affidate a Prestanome. Ecco, Matteo Messina Denaro è un uomo che sa fare purtroppo il criminale invisibile lo sa fare bene. Ma che cosa accade? È che come in molte storie della criminalità, il mafioso vuole essere comunque in qualche modo visto come un benefattore. Quel welfare mafioso di cui vi parlavo prima, per molti, vissuto in alcune zone del nostro paese, zone appunto in cui non c'è un'occupazione, in cui lo Stato non riesce a darti delle risposte concrete anche in termini di giustizia, una giustizia lenta, una giustizia che tarda ad arrivare. Ecco, Matteo Messiaen Denaro si fa e si erge anche a giudice di una giustizia sommaria e sommersa. E diventa arbitro di tante cose. Ecco, Matteo Messina Denaro riesce a essere il cerchio di una zona delimitata entro il quale tutti lo proteggono. E allora che cosa accade? Accade che lui si fa vedere come un benefattore, ma benefattore non è. Perché bisogna raccontarle queste cose: raccontare il vero volto del mafioso, raccontare delle stragi che ha combinato, che ha organizzato, degli omicidi che ha compiuto, quello di una ragazza incinta che è accusata solo del fatto che era la fidanzata di un capo mafia suo avversario, strangolata davanti ai suoi occhi, ai suoi piedi e poi buttata in un fosso. Oppure... Accusato di avere favorito e di avere sostenuto il sequestro e poi l'uccisione di un ragazzo, tenuto per più di due anni e mezzo segregato dentro dei fossi o tenuto alla catena perché era il figlio di un collaboratore di giustizia, di un mafioso che aveva deciso di collaborare con la giustizia e lui ha dato il suo contributo al rapimento e poi all'uccisione che è arrivata dopo tanto tempo in cui il bambino era già fragile ed è stato strangolato e poi sciolto nell'acido. È un uomo che ha fatto uccidere il vice direttore di un albergo che aveva corteggiato una ragazza che non sapeva essere entrata nella sua orbita di interessi e per eliminare la concorrenza lo ha fatto assassinare da Tressicari, ma ha fatto assassinare anche altri suoi amici, soltanto perché non gli andavano bene alcune cose e li ha eliminati. E poi è rimasto accanto a Salvatore Rina, era nel cerchio magico di Salvatore Rina quando Salvatore Rina ha deciso l'attacco allo Stato, ha deciso di... Dichiarare guerra allo Stato. Lui è stato al suo fianco, ha organizzato le stragi, ha organizzato le bombe, ha organizzato gli uomini. Ecco, uno stragista. E poi, dopo che Salvatore Rina è stato arrestato, lui è riuscito, come hanno raccontato alcuni mafiosi, a impadronirsi dell'archivio delle carte segrete che Rina teneva nella sua villa, nel suo rifugio e a portarli via con sé. Ecco da quel momento, da quel 1993, di Matteo Messina Denaro si perdono le tracce. Non incontra quasi più nessun mafioso, se li incontra comunica con loro attraverso i pizzini, questi biglietti scritti con un italiano discreto, fatto arrivare attraverso tanti postini, arrivano a destinazione. Ecco di lui... Si sa poco da quel momento in poi, ma ha una grande e conquista un grande vantaggio rispetto allo Stato, perché lì lo Stato manca in un periodo di ricercarlo e lui ha un vantaggio enorme. Come poi ci racconterà Salvatore Rina in carcere, registrato attraverso le intercettazioni, mentre parla con un altro detenuto. Ecco, Salvatore Rina è deluso dal fatto che Matteo Messina Denaro non abbia continuato gli attentati, che non ha proseguito quella sua linea, ma è diventato l'affarista. Rina dice adesso fa affari con i pali della luce, cioè con l'eolico, adesso fa affari con i supermercati, con la distribuzione alimentare per quella che che c'è in buona sostanza, dice oggi Matteo Messina Denaro, è un affarista, ma sa che ancora esiste, che è là, che viaggia all'estero, che va in giro per l'Italia, di cui nessuno però conosce il volto. Bene, Matteo Messina Denaro, proprio perché, come dicevamo all'inizio, è uno che di soldi ne ha fatti tantissimi, con tutti questi traffici, ha bisogno di investirli per cui deve pesarli, deve pesare queste banconote per calcolarne la quantità e l'importo, ecco è diventato oggi un personaggio che le indagini ci dicono in cui riesce a inquinare la politica regionale e comunale, riesce a corrompere... Questi uomini, anzi a volte non si fanno nemmeno corrompere, si affidano direttamente a Matteo Messina Denaro, anzi dicono che lui è un salvatore, è una persona a cui bisognerebbe fare una statua da mettere accanto a quella di Padre Pio, alcuni uomini dicono nelle intercettazioni. E perché corrompe i politici comunali e regionali? Perché sono diventate le maggiori stazioni appaltanti del paese. Dai comuni e dalle regioni vengono fuori gli appalti, le concessioni, è allora lì che devi indagare, devi infiltrarti e lui è riuscito a infiltrarsi, per cui, inquinando la democrazia delle nostre comunità ma poi riesce anche a inquinare con quel denaro, quel tanto denaro che ha, riesce a inquinare anche l'economia legale del nostro Paese. Perché se tu hai tanti soldi riesci a fare una concorrenza sleale a chi invece, imprenditore e commerciante del nostro Paese, applica le regole, le applica tutte e non può sostenere la concorrenza sleale che fa un prestanome di Matteo Messina Denaro, in cui non ha l'interesse che deve raggiungere è quello di guadagnare, ma di lavare delle somme di denaro, per cui farà dei prezzi concorrenziali al di sotto del costo e che un uomo, un imprenditore normale, eccetera, non potrà mai mantenere ed ecco che vai lì KO. E per questo ritengo che ormai Cosa Nostra, che c'è, esiste, è ancora forte, ha il volto di Matteo Messina Denaro, invisibile, ma ha capito che non bisogna creare emergenza, non bisogna creare terrore con omicidi e stragi eccellenti finché non lo ritengono necessario l'estremo. E per questo quando tu non vedi il sangue per le strade e quando le persone non vedono il terrore davanti ai loro occhi, è come se la mafia fosse stata cancellata di botto, come se la mafia non ci fosse. Invece, ah, ti accorgi che accanto ti si è costruito improvvisamente un ipermercato milionario proveniente da chissà dove e non ti rendi conto di che cosa. E invece c'è la mano di qualcuno con quei soldi sporchi li deve investire. Ecco, Matteo Danaro ha il volto oggi della mafia, invisibile ma c'è, ma è soprattutto un'altra cosa che c'è, che lo rende ancora più pericoloso rispetto al 1993. Secondo me oggi Matteo Messianaro è un uomo ancora più pericoloso e per questo è ancora più difficile arrestarlo. Ed è quello appunto che in questo momento di pandemia, di crisi finanziaria, hai bisogno che queste persone vengano in qualche modo bloccate, fermate, individuate. E per questo è necessario che Matteo Messina Denaro venga arrestato al più presto. Perché un uomo così libero, libero anche di finanziare, di acquistare, di spendere e di spaziare in questo momento di crisi, rende la nostra vita ancora più debole. E la nostra vita ancora più precaria. Grazie.